quarta giornata di andata del campionato di Serie 1. Primo tempo terminato 37 Fabriano, 39 Trieste. Primi due tempi, anzi. E partita sostanzialmente equilibrata, molto, molto aggressiva dal punto di vista difensivo. Una partita vibrante, anche se dal punto di vista dello spettacolo un po' meno fluida, ma comunque molto bella per l'impegno che i giocatori di entrambe le fazioni hanno messo in campo. Ecco la squadra di Trieste in zona d'attacco. Fabriano ha fallito la sua prima azione. Palla dentro per il numero 14, Podestà, che non riesce però a trattenere la palla, quindi Fabriano ancora in avanti e punteggio ancora fermo sul risultato della fine del secondo quarto. Aira Clark prova ad andare dentro, si gira. Aira Clark, 12 punti per lui. Robertson va dentro da solo con questo suo modo di entrare, che però non gli ha dato grossi risultati. Chris Porter realizza il suo quinto punto. Porter non ha fatto una grossa prestazione nella prima metà della gara, però è un giocatore che sicuramente può dare molto in qualsiasi momento e può accendere la partita. E comunque poi dobbiamo anche dire che si è applicato molto bene in difesa, come d'altra parte tutta la squadra di Fabriano. Realizza per Trieste Kelecevic, sono 10 i punti per lui. Fabriano in avanti, Nunez, fallo fischiato. Fallo del numero 5 Maric. Sono dolori perché quarto fallo per Maric. Eravamo un po'... Mi sono guardato anche con i miei colleghi, non sapevamo se il fallo fosse stato fischiato a Maric o a Erdmann. Quarto fallo di Maric, e con Erdmann un po' a mezzo servizio, Pancotto sarà costretto tra non molto a dover schierare di nuovo in campo Daniele Cavaliero. Bellissimo canestro di Ike, di Porter, 7 punti per lui. Porter è entrato in campo rinfrancato. Intanto Clark, muro in difesa su Casoli, che comunque va a realizzare, giocatore estremamente redditizio, questo biondo numero 11 di 2,6 m di Trieste. Tiro da 3 punti di Clark, non va, rimbalzo di Nate Herdman, fuori per Robertson che va a realizzare. Robertson, 11 punti per lui. Trieste 45, Fabriano 43. Porter in possesso di palla, non trova Hewlett, non si sono capiti. Intanto per Trieste rientra il francese, sì, ed esce Maric, che ovviamente, come dicevamo, gravato di 4 falli, ha un po' i minuti contati sul parquet. Questo sì è un giocatore interessante, una buona mano, giocatore francese, molto giovane, 189 centimetri, anno di nascita 1979. Herdman perde palla, ma la recupera ancora Trieste, forse infrazione dei passi del numero 9 Kelecevic, e poi c'è canestro. Il gioco è fermo. Fallo del numero 18, Aira Clark, terzo fallo. Aira Clark al suo terzo fallo. Cominciano a pesare i falli per entrambe le formazioni che hanno... Beh, però Trieste forse è quella messa un po' peggio, perché oltre a Maric con 4 falli ci sono 2 falli per Kelecevic e Casoli. Kelecevic non è... Due tiri intanto per il filiforme centro di 2,7 m Kelecevic, giocatore molto esperto, è un croato.
realizza i primi due tiri, questo giocatore molto efficace, 11 punti per lui, molto esperto anche in difesa. Provano a disturbarlo gli ultras fabrianesi, ma è molto freddo questo giocatore. Sono 12 punti per Kelesevic. Riparte Fabriano. Porter va dentro, scarica su Ira Clark, che non riesce a triare, c'è il fallo del numero 11 Casoli, terzo fallo per Casoli. Secondo fallo. Lo speaker dice secondo, probabilmente avrà ragione lui. Ora vi daremo la situazione falli esatta. Intanto un altro canestro di Nunez. E sul rovesciamento di fronte il fallo viene fischiato a Fabriano, a Porter. Secondo fallo per Chris Porter. Cambio per Fabriano, esce Hewlett ed entra Cantoni. Porter, secondo fallo. Sì, no, i falli di Casoli sono tre. Sono tre, quindi avevamo ragione noi, almeno una volta. Sì, Ismaila, sì, in lunetta, due tiri per lui, 46 Fabriano, 47 Trieste, 6 e 21 da giocare in questo terzo, questa terza frazione. Realizza il primo tiro libero il giocatore francese, sono 5 i punti realizzati dal numero 6 triestino. Realizza anche il secondo tiro, 6 punti. Niente male la mano di questo ragazzo, come dicevamo molto giovane. Ira Clark riprende palla, lo spagnolo Nunez dentro per John Turner, che non riesce a trovare un compagno libero, poi scarica fuori per Chris Porter che tira da tre, non va, rimbalzo di sì, riparte Trieste, recupera Chris Porter con qualche difficoltà e riparte immediatamente, scarica su John Turner, tre punti, Nunez, non va, Porter recupera un grande rimbalzo, ne recupera un altro, non riesce a metterla dentro ma conquista fallo. Porter è rientrato in campo agguerritissimo. Terzo fallo di Casoli, lo speaker continua. Porter comunque lunetta con due tiri. Realizza Porter, 8 punti per lui, Fabriano 47, Trieste 49. Mancano 5 minuti e 45 alla fine del terzo quarto. Chris Porter ancora in lunetta e si è svegliato. Si è svegliato il numero 14 fabrianese. Sì, in possesso di palla, Casoli. Robertson. Sfondo, eh sì, è sfondo. Sfondo di Kelesevic. Terzo fallo. Terzo fallo di Kelesevic e Pancotto deve stare attento perché i suoi giocatori si stanno caricando di falli, i suoi giocatori più importanti. Partita ancora in densissimo equilibrio, se mi passate il termine. 48 Fabriano, 49 Trieste, è rientrato nel frattempo Massimo Gattoni, preso il posto di Hewlett De André. Quindi Nunez scarica dentro per Turner, che comunque è lontano da canestro, prova a girarsi, va al tiro, non va, non si può tirare così scoordinati e lontani da canestro con l'uomo addosso, fa fallo Nunez, su sì, per Nunez è il primo fallo della partita, sì, va ancora in lunetta. Rimessa dal laterale in zona d'attacco per Trieste, sempre affidata al Colored Sea.
Casoli, sì, ancora in possesso di palla, bella la difesa di Fabriano, Porter sul suo amico Robertson, ancora Robertson da tre, questo è un giocatore che punisce, 13 punti, un minimo spazio e Robertson punisce, poi sì, complice la sua giovane età, commette fallo e per lui siamo al terzo fallo e quindi rientra, come pensavamo poc'anzi, Daniele Cavaliero, numero 4, play 18enne, molto promettente, ovviamente deve farsi le ossa e queste sono le occasioni per lui, le occasioni da sfruttare. Núñez, primo tiro libero, siamo a 16 punti per il play spagnolo del Fabriano Basket, secondo tiro libero, realizza anche il secondo, 17 i punti di Núñez, 50 Fabriano, 52 Trieste, le squadre giocano ancora incollate punto a punto. Nat Herdman aveva anche realizzato, ma c'è fallo di Gattoni, terzo fallo di Massimo Gattoni, fallo del numero 4 Gattoni, terzo fallo, rimessa in zona d'attacco affidata a Daniele Cavaliero, Kelesevic, ancora Cavaliero, ecco Robertson, va ancora al tiro da quella posizione, ha provato moltissime volte la rimessa di Fabriano, Robertson ha provato ad andare dentro e tirare in quella posizione così in sospensione molte volte, ma non gli è andata sempre bene, quasi ha avuto più il canestro da tre punti. Fabriano perde malamente palla in attacco e bisogna rimanere concentrati, soprattutto in partite come queste che si giocano punto a punto con una squadra magari senza grossi campioni, ma che sa stare bene in campo ed è messa molto bene in campo dal suo allenatore. Casoli, la prova da tre, non va, rimbalzo di Fabriano, Núñez a conquistarlo, Gattoni dentro per Turner che scarica fuori per Núñez, marcatissimo, fallo, fallo del numero 11 Casoli, quarto fallo. Quarto fallo di Casoli. Quattro falli Casoli, tre falli Kelesevic, tre falli sì e quattro falli Maric. E per Pancotto la situazione comincia a farsi pesante. Intanto Núñez ancora in lunetta, realizza il suo 18° punto. Molto efficace questo giocatore. Davvero giocatore intelligente che sa far girare la squadra, una bella mano. Non spreca palloni, 19 punti per lui, 52 pari, 3 minuti e 51 da giocare, Trieste in attacco, in palleggio il numero 10 Herdman che si gira, va al tiro, non va, rimbalzo di Clark che sta tirando giù camionate di rimbalzi, Massimo Gattoni in palleggio, da vicino Núñez ma Herdman è su di lui, Clark, Porter, bello, bellissimo canestro di Chris Porter, 11 punti per lui, un Chris Porter abbastanza spento nel primo tempo, nei primi due quarti, poi in questa terza fase è rientrato davvero il Porter che si era visto nelle prime tre partite. Fabriano difende molto bene, 8 secondi per Trieste per andare al tiro, ci prova da 3 il numero 9 Kelesevic, ma non va, Trieste alle polveri bagnate, Trieste alle polveri bagnate, ma Fabriano fa una difesa molto aggressiva. Porter fa un po' il pugile, Porter mettendo avanti il muso per tenere lontano l'avversario, Ira Clark la prova, non va, Naira Clark che sta lottando come un leone sotto canestro insieme a John Turner. Cavaliero,
Casoli. Fuori per Robertson, da tre, è canestro, questo giocatore punisce. Robertson, 3 punti. 16 punti per lui. Giocatore di 2,1 metri con una bella mano, ha fatto 16 punti. E da fuori anche ottime percentuali, un po' meno da sotto. Forse per questo Pancotto lo fa giocare molto lontano dal canestro. Porter la prova da tre, ma non dovrebbe andare, no, infatti è così. Il pallone era corto, recupera Fabriano, Gattoni. Trieste si tiene ancora in partita ma non gioca bene, mentre si scatena Porter, sfortunato. Riparte a tutta velocità Trieste. Robertson va dentro, recupera anche un fallo, canestro più tiro libero. Questi sono i canestri che fanno male. E Carmenati provvidenzialmente chiama time out. Questo canestro di Robertson sono di quelli, questi canestri sono di quelli che fanno male, perché arrivano in quei momenti della partita che... la squadra avversaria insomma si aspetta un recupero. E adesso Porter alla Robertson alla ripresa andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. Robertson è un giocatore molto estroso e bizzarro, che è molto amico di Hewlett De André, nostro perché giocatore di casa più che nostro, che oggi per la verità non è che stia facendo una grossa partita. E in effetti poi Carmenati per questo terzo quarto lo sta tenendo in panchina, preferendo gli Gattoni, il duo Gattoni-Nunez. Ecco che Porter adesso, Hewlett De André rientra sul parquet per quest'ultimo scampolo di terzo tempo, 1 minuto e 30 da giocare, e prende il posto del numero 18 Ira Clark. Robertson in lunetta, 54 a 57, 54 a 58, mette avanti ancora la testa Trieste, 4 punti più 4 per la squadra di Pancotto. Nunez prova a fare da solo, poi dai dentro per Porter che viene stoppato, ma c'è fallo, stoppato dal numero 14 Samuele Podestà, secondo fallo per lui. Samuele Podestà, giocatore del 1976, centro ovviamente, 2,6 metri di altezza. Hewlett De André, due tiri per lui, la possibilità di rimpolpare un bottino che finora lo vede segnare 9 punti con il primo canestro realizzato dalla lunetta. Ce n'è ancora uno a disposizione per poter andare in doppia cifra. Bene, 10 punti per Hewlett De André, 56 Fabriano, 58 Trieste. Nessuna delle due squadre molla un centimetro agli avversari. Cavaliero prova il tiro, non va, supera un rimbalzo molto importante. 4 punti per lui. E i lunghi fabrianesi hanno dormito in questo frangente. Podestà è un giocatore abbastanza magro, abbastanza filiforme, che quindi riesce magari a passare abbastanza agilmente e a trovare la posizione giusta per il rimbalzo. Tira Gattoni. Massimo Gattoni. Primi 2 punti della partita per lui. È un Gattoni che gioca senza timore reverenziale. Gioca su Erdman, si è scontrato con il... Intanto recupera John Turner, una bella palla, ma bisogna ragionare. Non si può giocare così, bisogna ragionare. Cosa che fa Trieste. Cosa che fa Trieste, come abbiamo visto. Non c'è fretta. 9-8 secondi per andare al tiro. 6 secondi, fallo abbastanza sciocco di Chris Porter. Numero
5 Nunez, terzo fallo. Il fallo è stato fischiato Nunez, chiedo venia, sembrava il fallo di Porter, terzo fallo di Nunez. Attenzione perché anche lo spagnolo si sta caricando di falli, 6 secondi ancora da giocare prima della pausa. Intanto un po' di fiato anche per il giocatore croato Klesevic, rientra Casoli. Realizza Cavaliero il suo terzo punto, 61-61 Trieste, 58-58 Fabriano. Altro tiro libero per Cavaliero. Realizza anche il secondo, 4 punti per lui. 58 Fabriano, 62, 6-2 Trieste. Nunez prova la soluzione personale. Prova la soluzione personale perché non c'era più tempo e fortunatamente mette un canestro da 3 punti che tiene a galla Fabriano. 61-61 Carifac, 62-62 Trieste, time out. Si ricomincia, quarto tempo di una partita avvincente e vibrante. Carifac, Fabriano 6-1, Trieste 62-62. Quarto tempo, ultimi 10 minuti da giocare. Partita avvincente non proprio dal punto di vista tecnico, ma sicuramente dal punto di vista agonistico molto valida. E adesso vedremo chi avrà la forza e la volontà di vincerla questa partita. Quarta di andata dal Palaguerrieri di Fabriano, la voce di Riccardo Quacquarini a raccontarvi questa partita con il supporto delle immagini per TV Centro Marche. Salutiamo anche gli amici di Trieste collegati con noi. Intanto il numero 10 Erdmann commette il suo terzo fallo sullo spagnolo Nunez e quindi rimessa a Fabriano in zona d'attacco affidata a Hewlett. Gattoni in possesso di palla, chiede palla a Porter ma è marcatissimo, esce fuori Hewlett sulla linea del tiro da 3 punti. Hewlett vuole provare e infatti fa così, non va. Rimbalzo di Ira Clark, 14 punti per lui. Questo Ira Clark offre sprazzi di grande basket, giocatore estremamente forte. Realizza in tranquillità Samuele Podestà il suo sesto punto, 6-3 Fabriano, 6-4 Trieste. Massimo Gattoni, capitano ancora. Porter va dentro da solo e poi c'è fallo. Fallo del numero 9, Klesevic. Per Klesevic il quarto fallo. Questa situazione falli così pesante a lungo andare darà molto fastidio al team di Pancotto, che comunque si tiene saldamente in partita. Nunez prova da 3, non va, rimbalzo di Robertson, giocatore molto efficace, soprattutto nella seconda parte dell'incontro. Cavaliero, su di lui c'è Nunez, questo è Erdmann, Robertson, dentro per Klesevic, marcato da Porter, gancio cielo quasi. Fallo di Porter, terzo fallo. Rientra il numero 5 Ivi Kamaric, gravato di 4 falli, uno dei giocatori carichi di falli del team di Pancotto. Al posto di un Cavaliero che non ha sicuramente demeritato. Ecco Maric, dentro per Erdmann, tiro da 3, non va. Rimbalzo di Porter, riparte Fabriano, Gattoni a tutta birra, Nunez va dentro. Nunez. 24 punti per lui. Robertson dall'altra parte. Fabriano si fa letteralmente prendere dal
dalla gioia dei canestri realizzati e non va immediatamente a difendere, mentre Trieste, squadra concreta, riparte immediatamente e gioca su questo fatto. Ha realizzato due o tre canestri in questo modo. Il canestro precedente era di Robertson. Intanto Nunez va a 26 punti. 26 punti personali. Nunez sta tenendo quasi da solo in attacco Fabriano. Robertson su Erdmann. Maric va dentro, Ira Clark lo stoppa e gli ruba palla. Grande giocatore questo. Gattoni fa da solo, poi scarica su Hewlett. Scarica su Hewlett per un grande canestro. Bellissima l'intesa tra Gattoni e Hewlett. Pancotto chiama time out. 69 Fabriano, 6-9. 66 Trieste, 6-6. Pronti a ripartire, 7 minuti e 17 secondi da giocare. Fabriano è in una posizione di vantaggio di soli 3 punti, ma una delle rare volte in cui il team fabrianese è stato avanti, anche se la partita è sempre stata giocata punto a punto, tranne un piccolo break nel secondo quarto per Trieste. Ma Trieste è sempre stata avanti, anche se di pochissimo. Adesso invece Fabriano conduce di 3 punti e Trieste ha sbagliato l'azione d'attacco, quindi per la squadra di casa la possibilità di allungare ancora per un po'. Il momento della partita è ovviamente importante, visto che siamo entrando sul finale. Porter prova un tiro molto azzardato e fortunatamente per lui il numero 9 Kelevic fa il suo quinto fallo, commette il suo quinto fallo. Forse la decisione arbitrale, forse la decisione arbitrale un po' affrettata, non mi è parso di vedere fallo del giocatore croato, però così hanno visto gli arbitri. Pancotto giustamente fa vedere come il movimento di Porter, che aveva messo avanti la gamba. E Porter è un giocatore abbastanza scaltro, l'ha dimostrato un paio di volte, sono già due volte che conquista un fallo in questo modo, mettendo avanti una gamba e facendo sì che il suo avversario praticamente gli frane addosso. Aveva provato un tiro abbastanza della domenica, si era girato e quasi ad occhi chiusi aveva tirato. Ovviamente non è facile far canestro in quel modo, però è riuscito a conquistarsi un fallo che adesso gli dà la possibilità di essere in lunetta per due tiri. Il primo non va. Va invece il secondo. Chris Porter realizza il suo 10° punto. È rientrato il numero 11 Casoli al posto del croato di Pancotto, gravato di 5 punti. Altro stoppone di Ira Clark sul 14 Podestà. Forse c'era fallo sul giocatore triestino. Fabriano in attacco, 70-66 per la squadra di casa. Erdmann, Nunez perde palla, la recupera un efficacissimo Clark, ancora Erdmann da 3.
Grande canestro di Núñez, 3 punti, e questi sono i canestri che segano le gambe. 73-66, Núñez davvero ha giocato un partitone, sta giocando una grande partita. Fallo, fallo del numero 9 Hewlett. Su Robertson, secondo fallo di Hewlett. Per Robertson, anzi per Trieste, rimessa in zona d'attacco. Ecco Casoli, questi è Maric. Robertson da 3, non va, rimbalzo Fabriano, sì. Riparte Gattone a tutta birra, bisognerebbe ragionare, ecco qua. Fabriano sta sicuramente, si dimostra sicuramente più fresco di Trieste, che comunque è gravato di falli e quindi gioca un pochino più contratta. Robertson dall'altra parte, e c'è anche un fallo di Núñez, sì. 24 i punti di Robertson, c'è tiro libero. Quarto fallo di Núñez. Ma questi sono falli sciocchi che un giocatore di Serie A dovrebbe capire di non dover fare. Ma sono giovani i ragazzi di Fabriano e quindi bisogna capire la loro foga. Con l'esperienza, insomma, capiranno quando è il caso di fare fallo e quando non è il caso, anche perché Robertson è l'unico della sua squadra che va a canestro con una certa regolarità. 25 punti per lui. Riparte Trieste, ovviamente con la rimessa in zona d'attacco. John Turner si prepara a rientrare a dare una mano ad Ira Clark sotto canestro. Fischia fallo al numero 11 Casoli, quinto fallo, fallo in attacco, fallo abbastanza sciocco di Casoli questo, che è incredulo, non sembra convinto, però senza neanche protestare si accomoda in panchina. Ed ora per Pancotto la situazione si fa difficile. Entra il numero 8 Andrea Camata, che si è aggiunto alla brigata di Pancotto proprio in questi ultimi giorni. È un centro di 2,15 m, ovviamente un po' legnoso, non è molto agile, però la sua stazza si fa sentire sotto canestro e sicuramente saprà ben sostituire i giocatori che sono fuori per falli, due centri di Pancotto. Ira Clark, ancora Ira Clark in possesso di palla, va dentro da solo, sbatte sul muro di Andrea Camata, poi commette infrazione di passi. E Camata non è un giocatorino leggero, è uno che fa male se ci si sbatte, di conseguenza Ira Clark non sembra essersi ripreso immediatamente dallo scontro. Nulla di grave comunque, c'è time out. Si rientra in campo, 4 minuti e 42 secondi da giocare, Fabriano 73-73, Trieste 69-69. Una partita febbricitante, palpitante, giocata punto a punto con un Fabriano che è riuscito a mettere fuori la testa in questi minuti finali. Robertson, Herdman, Camata, Maric prova il tiro da 3, poi desiste. Fabriano difende in maniera egregia,
Ottima la difesa di Carmenati, a cui vanno complimenti del parterre. Tiro da tre di Porter. Questo poteva ammazzare la partita. Questo era il tiro da tre che ammazzava definitivamente la partita. Maric, e questo è il bello del basket. Questo è il bello del basket. 72 a 73. Partita ancora apertissima dal possibile allungo definitivo di Fabriano, definitivo fino a un certo punto perché mancano ancora 3 minuti e 50 secondi, al cambiamento di fronte repentino. Ira Clark, 16 punti per lui, 7-5 Fabriano, 7-2 Trieste. Maric non riesce a trovare spazio per il tiro. Herdman, fallo. Fallo Fabriano, fallo di Hewlett. Hewlett, sì. Terzo fallo di Hewlett. Quindi possibilità per Trieste di ripartire in zona d'attacco. 3 punti la separano da Fabriano a 3 minuti e 29 da giocare. Sale l'urlo dei supporter fabrianesi, più che l'urlo il rumore, il rullio dei tamburi. È una bella partita. Penso che anche gli amici collegati con noi da Trieste si stiano divertendo. Tiro da tre di Maric. Questo è un canestro meraviglioso, perché permette alla squadra di casa di riportarsi in situazione, alla squadra ospite, chiedo scusa, di riportarsi in situazione di parità 75-75. Dimostra come questo giocatore, quando c'è bisogno, sappia prendersi le sue responsabilità. Scotta la palla in mano in certi frangenti, ma questo Maric, che gioca con 4 falli, non ha paura di nulla. Bravo, molto bravo. 75 pari. Trieste in attacco. Herdman prova ad andare dentro, poi scarica fuori per Maric, che tiene in campo la palla. Herdman, tiro da tre, canestro. Herdman, 3 punti. Herdman, per lui sono 8 punti e Trieste va sopra di 3, 75 a 78. Giocatore in pessime condizioni fisiche, l'abbiamo più volte ripetuto, però quando c'è da farsi sentire. Poi Hewlett commette un'ingenuità da oratorio. Herdman va a schiacciare, chiamerei time out fossi in Carmenati, e infatti è così. Ci sentiamo tra un attimo. Rientra in campo 75 Fabriano, 80 Trieste a 2.25. Trieste che ha giocato bene le sue carte, molto bene. Un Fabriano che si è dimostrato molto ingenuo in questo frangente. Comunque 2.24, partita ancora aperta. Ovviamente Gattone in palleggio, Fabriano in attacco. Porter sulla linea del tiro da 3 punti. Grande canestro di Ira Clark, 18 per lui, 77-80. Adesso Fabriano deve riconquistare palla
non deve permettere a Trieste di andare al tiro. Clark su Robertson, che ha la mano molto calda. Grande, grande Clark. Grandissimo giocatore questo, veramente. A parte la spettacolarità della schiacciata. Ma... Robertson al tiro da tre. Trieste sta ammazzando la partita. Robertson, per lui sono 28 punti. A questo punto Fabriano deve immediatamente trovare una soluzione vincente in attacco. Non va il tiro di Clark. Riparte Herdman. Grande canestro. Pancotto sta portando a casa la partita. Herdman, 12 punti per lui. Trieste sta vincendo la partita. Una partita che Fabriano sembrava aver vinto. Tiro da tre di Porter, non va. E oramai è persa. Ce n'è ben poco. Complimenti alla squadra di Pancotto e all'allenatore stesso per come hanno saputo gestire una situazione falli pesantissima, e ai suoi campioni, gravati di falli, alcuni anche in pessime condizioni fisiche, che nel momento topico dell'incontro hanno saputo trovare i canestri che permettono di vincere la partita. Non va il tiro di Herdman, riparte Porter, ora Fabriano deve andare immediatamente al tiro. Núñez, non va. Robertson conquista il rimbalzo e forse anche il fallo. Fallo di Gattoni. Quarto fallo di Gattoni. Fabriano ha buttato letteralmente alle ortiche una partita che aveva in pugno. La giovinezza fa brutti scherzi. È una squadra senza esperienza, è un po' un laboratorio Fabriano, perché tutti i giocatori sono nuovi, c'è solo Gattoni, reduce dalla formazione dell'anno scorso. Sono tutti giovani e tutti nuovi e beh, devono fare quell'esperienza che permette sicuramente di vincere le partite quando le si ha in mano. Diversa invece la situazione del team di Pancotto, che ha giocatori bravi, che ha trovato tra l'altro giocatori non solo negli Stati Uniti, anzi ha pescato più che altro in Europa. Una squadra che ha giocato fino all'ultimo pallone alla morte e che alla fine ha avuto ragione. 34 secondi da giocare, 77 Fabriano, 87 Trieste, ormai non si gioca più. Il pubblico del Palaguerrieri sfolla abbastanza mogio. C'è stato un attimo in cui Fabriano sembrava aver vinto la partita, adesso si gioca così per divertimento. Intanto Robertson gioca per il suo score personale, recupera palla Podestà e va a realizzare il suo ottavo punto. 9 secondi, Gattoni va al tiro, non realizza, ma oramai è praticamente finita. 4, 3, 2, 1. Il risultato si chiude con Trieste che vince meritatamente a Fabriano, 89 a 77. Il pubblico del Palaguerrieri applaude sportivamente. Trieste ha vinto una partita che sembrava veramente aver perso. L'ha vinta con la grinta, con la voglia, con la forza, con la tecnica e con il modo di stare in campo che Fabriano ancora non ha. Una squadra con enormi potenzialità di crescita, quella fabrianese, quindi sicuramente per i supporter la speranza di poter fare. Intanto festeggiano i giocatori di Trieste, giustamente, perché portano a casa una vittoria importante e bella. Allora vediamo i tabellini: Massimo Gattoni 2 punti, Roberto Núñez 29 punti, Balliro non ha realizzato, De André Hewlett 12 punti, De Angelis non è entrato, Romagnoli non è entrato, Chris Porter 10 punti, Ira Clark 18 punti, John Turner 24 punti. Per Trieste Daniele Cavaliero 4 punti, Maric 10 punti, Ismail Assi 6 punti, Sinisha Kelecevic 12 punti, Herdman 12 punti, Casoli 7 punti, Podestà 8 punti, Robertson, grande partita per lui, 29 punti.